Buonasera, veniamo all'ultima puntata di questa serie Animali in primo piano e termineremo con il lupo. Pochi animali in natura hanno una reputazione di cattivo quanto ce l'ha il lupo, forse perché sono animali che abitano, o meglio che abitavano in passato, le nostre regioni, i nostri boschi e non delle savane lontane e quindi erano più presenti nelle paure degli abitanti dei villaggi. Ma forse ancor più a causa di qualche celebre fiaba, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, in cui il lupo cattivo e perfido, appunto, per divorarla addirittura si traveste da vecchia nonna inferma. E poi c'è anche quell'altra altrettanto famosa fiaba dei tre porcellini che devono continuamente difendersi dal Big Bad Wolf, cioè il grande lupo cattivo, che cerca di penetrare continuamente nelle loro casette per mangiarli. Questi racconti, ripetuti all'infinito nell'infanzia, certamente non hanno giovato alla reputazione del lupo. La cosa curiosa però è che il lupo in realtà è poi in tutto e per tutto uguale all'animale che è il più amato dagli uomini, anche dai bambini, ed è il cane, perché è padre di tutti i cani, dall'alano al bassotto, passando per il pastore tedesco. Il lupo è, lo vedremo, un animale intelligente, un animale sociale, ricco di espressioni, di emozioni, di comunicazioni. Nel documentario vedremo tutte le sue qualità e anche la sua efficientissima organizzazione di gruppo, con una stretta gerarchia e una grande ricchezza di segnali istintivi, come per esempio quelli di sottomissione, che sono indicati dalle orecchie ripiegate all'indietro e dalla coda tra le gambe, esattamente come avviene nel cane. Ma lo vedremo anche nelle battute di caccia contro i caribù che durante le loro lunghe migrazioni si espongono fatalmente alle sue predazioni. In passato il lupo è stato sterminato, nel 500 c'erano addirittura dei cacciatori specializzati per abbattere i lupi, ma solo da 40 anni viene studiato attentamente per quello che è. E i documentaristi, fissando sulla pellicola i momenti essenziali della sua vita e del suo comportamento, hanno molto contribuito a questa ricerca. Questo, come dicevo, è l'ultimo documentario della serie Animali in primo piano. Speriamo che questa serie vi sia piaciuta, vi abbia interessato, abbia soddisfatto le vostre curiosità. E speriamo di ritrovarci in futuro, perché abbiamo qualche altro progetto. Per adesso concludiamo con il lupo. Arrivederci. Di tutti i predatori che abitano il pianeta, si dice che il più simile all'uomo sia il lupo. Forse tra noi e lui una somiglianza c'è davvero. Ma la verità è che questo affascinante predatore è ancora per noi una creatura misteriosa, intorno alla quale abbiamo costruito troppe leggende.
Secondo una di queste leggende, nella notte dei tempi l'uomo strinse col lupo un patto di mutuo rispetto. Per due predatori rivali si trattava di una tregua impossibile. L'accordo non era destinato a durare. Un'antica leggenda islandese narra di un lupo di nome Fenrir, così forte che persino gli dei ne avevano paura. Sebbene il lupo non avesse cattive intenzioni nei loro confronti, gli dei lo incatenarono in modo che neppure la sua grande forza potesse liberarlo e lo lasciarono morire. Forse gli dei erano spaventati dalla propria natura indomita che vedevano riflessa negli occhi del predatore. Perseguitato ovunque, il lupo diventa sempre più raro, tanto che in gran parte del mondo sopravvive solo come personaggio delle fiabe. Negli ultimi 40 anni, tuttavia, gli scienziati hanno cominciato a interessarsi a questo predatore, seguendo le sue tracce nelle zone più selvagge, armati solo di telecamere, block notes e registratori. Quello che hanno scoperto ha contribuito a delineare un nuovo ritratto del lupo, ben diverso da quello del mostro crudele di un tempo. Il rapporto tra i lupi, per esempio, è risultato essere molto complesso, proprio come quello tra gli uomini. Il branco è organizzato secondo una precisa gerarchia, con al vertice una femmina ed un maschio dominanti. Le sfide non sono rare. I rituali del corteggiamento e della riproduzione cominciano solo quando tutti gli individui hanno stabilito ed accettato il loro posto nella gerarchia del branco. L'accoppiamento avviene una volta l'anno, in febbraio o marzo. Di solito la femmina dominante si accoppia solo con il maschio di pari grado, sempre che riesca ad attirare la sua attenzione. Questa limitazione negli accoppiamenti ha uno scopo specifico. La coppia dominante ha dato prova di essere la più forte del branco ed i suoi geni, che saranno tramandati alla generazione successiva, sono quindi i migliori. Contrariamente alla leggenda, il lupo non è una creatura solitaria, almeno non per scelta. Ricerca e gradisce la compagnia di altri esemplari, e nel branco trova maggiori probabilità di sopravvivenza. La nascita di una cucciolata è un momento cruciale per l'intero branco. La responsabilità della nutrizione, della protezione e dell'educazione dei piccoli viene gradualmente affidata a tutti gli esemplari adulti. Thank you.
Di solito nascono da 4 a 6 cuccioli, anche se questi possono essere meno di 2 o fino a 12. Accade talvolta che la madre muoia prima di averli cresciuti. In questi casi il padre si assume tutta la responsabilità dei piccoli e, se stanno ancora poppando, un'altra femmina li nutre fino allo svezzamento. Gli altri membri del branco mostrano una gran curiosità per i nuovi nati, ma durante le loro prime 8 settimane di vita la madre fa la guardia alla tana e non permette a nessuno di entrare. I piccoli nascono ciechi e sordi. Sembra non si accorgano della telecamera nascosta, mentre la madre è chiaramente allarmata dall'intrusione. La competizione per la sopravvivenza inizia poco dopo la nascita. Dopo appena 6 settimane, all'interno della cucciolata si è già stabilita una gerarchia di dominanza che cambierà molte volte nei mesi successivi. Quando i cuccioli hanno circa 8 settimane, la madre li trasporta in una nuova tana, molto probabilmente per sicurezza, nel caso qualche predatore abbia scoperto il loro rifugio. Nonostante gli enormi sforzi della madre per proteggere la prole, prima del compimento dell'anno, 3 dei suoi 6 figli moriranno. Una delle principali cause di morte è la malnutrizione. Nel primo anno, infatti, i piccoli crescono velocemente e hanno un fabbisogno di carne 3 volte superiore per chilo di peso a quello di un lupo adulto. Alcuni cuccioli muoiono per le ferite che si procurano giocando alla lotta con i loro coetanei, altri ancora muoiono di polmonite o divorati dagli orsi. Nei primi mesi, i lupi adulti passano il tempo a rincorrere i piccoli e a riportarli uno ad uno nella tana. I cuccioli che superano il primo anno cruciale possono viverne altri 8 o 9. Probabilmente passeranno i primi 3 o 4 anni nel branco d'origine per poi uscirne e formare un nuovo gruppo con una propria gerarchia. Anche ad uno sguardo non esperto, l'ordine di dominanza in un branco di lupi è facilmente riconoscibile. Solo il maschio e la femmina dominanti camminano con le code alzate. Gli altri lupi, a meno che non lancino una sfida al capo, fanno attenzione a mantenere le code abbassate anche nel gioco. Quando si tratta di mangiare, l'ordine sociale del branco è ancora più evidente. La coppia dominante mangia per prima, mentre gli altri aspettano il proprio turno. Quando il maschio dominante finisce il pasto, un altro membro del branco va ad elemosinare un pezzo di carne.
Il lupo nero è forse più in basso nella gerarchia, ma è comunque un esemplare adulto e di grandi dimensioni. I rituali di dominanza servono soprattutto come intimidazioni, poiché è raro che i lupi feriscano un membro del proprio branco. Lo scopo di una gerarchia rigida è infatti di prevenire le vere lotte, perché se un esemplare dovesse restare ucciso, l'intero branco verrebbe indebolito. Anche i comportamenti affettuosi, fiutarsi, lottare per gioco, sottomettersi ai compagni di branco, sono importanti nei rapporti tra lupi. Ma anche nel gioco il capo è il capo, ed è bene non dimenticarlo. Così come la coda alzata è segno di dominanza, quella abbassata indica sottomissione. Quando i cuccioli escono dalla tana, tutti i membri del branco si prendono la responsabilità di accudirli e di nutrirli. I lupi adulti si riempiono lo stomaco di cibo e in questo modo lo trasportano alla tana, dove arriva già parzialmente digerito. I piccoli si affollano loro attorno, mordendoli e leccando loro gli angoli della bocca per invitarli a rigurgitare il pasto. Ben presto i piccoli smettono di essere nutriti separatamente e imparano a lottare per il cibo con gli altri esemplari. I giovani imparano velocemente le dure regole della predazione e scoprono che se la preda non è aggressiva, probabilmente è molto veloce. Questo raro e vecchio filmato girato nell'ex Unione Sovietica mostra un branco di lupi impegnati a rincorrere una mandria di antilopi chiamate Saiga. Per ridurre il vantaggio di velocità delle Saiga, i lupi le cacciano su un terreno accidentato dove i cespugli le rallentano, permettendo ai predatori di raggiungerle. Nelle steppe russe o nel nord del Canada, vedendo i lupi a caccia, si comprende come sia questa, la caccia appunto, la principale ragione dell'esistenza del branco. Tre lupi attaccano insieme la mandria. Ognuno di loro è indispensabile. Ognuno sa qual è il suo compito. I caribù sanno che i lupi sono lì e li tengono d'occhio. Improvvisamente uno di loro scatta. La caccia è cominciata. I lupi studiano la mandria in corsa e cercano il suo punto debole. Poi si fermano e prendono fiato. I caribù si radunano e cambiano direzione e il branco di lupi li segue.
A vincere questa sfida tra preda e predatore non sarà il più veloce, ma il più tenace. L'aritmetica della sopravvivenza è brutalmente semplice. I caribù corrono a 60 km l'ora. La velocità massima dei lupi è di 50. Per il lupo si tratta di recuperare i 10 km orari di differenza con un gioco di strategia. L'inseguimento si ripete più volte e possono passare giorni o anche settimane prima che i lupi riescano finalmente ad uccidere. Nessuno sa con sicurezza cosa spinga i caribù così a nord nella loro annuale migrazione e come ritrovino la strada. Ma ad aprile le mandrie si mettono in moto. Centinaia di zoccoli si aprono la via attraverso un intreccio di laghi, oltre la linea degli alberi, diretti all'estremità settentrionale del continente. Anche se normalmente i lupi restano all'interno del proprio territorio, nella tundra essi seguono i caribù giorno dopo giorno attraverso la neve, scrutando e aspettando. La caccia riparte. Ad uno i lupi si dispongono in posizione. Il primo attacca, mettendo la preda in fuga lungo un crinale e poi giù nella valle. Un secondo lupo sta aspettando di iniziare l'inseguimento, mentre il primo torna indietro. Adesso subentra il terzo. Sa per esperienza che i caribù si dirigono istintivamente verso il lago e corre avanti per ostacolarli. Sul terreno accidentato, un caribù inciampa. Il lupo lo ha visto. Il caribù è riuscito a ricongiungersi alla mandria. Forse è solo leggermente ferito. Ma il lupo lo ha fatto sanguinare e ora ha una pista da seguire. All'inizio sembra una battaglia ad armi pari. Il lupo non allenta la presa. Il caribù si gira e piroetta su se stesso, cercando di agganciare il predatore con le corna. Ma è troppo tardi. Un secondo lupo attacca e punta al muso della preda. Thank you.
Il caribù è a terra e i corvi aspettano gli avanzi. Mentre i lupi mangiano, la mandria di caribù si ricompatta e riprende il viaggio. Quanto al branco, una volta finito di nutrirsi, dormirà un po' e poi si incamminerà di nuovo al seguito delle sue prede. E in qualche altro luogo lungo il cammino, l'antico rituale della caccia si rinnoverà. Vedendo il sangue della preda, è abbastanza facile dimenticare che il vantaggio di solito è di quest'ultima e non del predatore. Nella caccia molte cose possono andare male. Alcuni scienziati americani hanno compiuto uno studio sui metodi di caccia dei lupi. Nella caccia all'alce, per esempio, il branco uccide una volta ogni 13 inseguimenti. Il suo tasso di successo, quindi, è appena del 7%. Non è davvero molto per un animale che è sempre stato considerato un assassino infallibile. E le difficoltà che il branco incontra nella caccia all'alce sono nulla se paragonate a quelle della caccia al bue muschiato. Queste creature dall'aspetto preistorico non solo viaggiano tutte insieme, ma se sono attaccate si stringono in una impenetrabile formazione difensiva. In natura, le cause più comuni di morte per i lupi sono le ferite provocate durante la caccia da zoccoli, corna e zanne affilate. Tuttavia, la nostra simpatia di solito è per le prede e i pregiudizi sulla ferocia del lupo sono duri a morire. Una volta che i lupi hanno atterrato la preda, la gerarchia prevale di nuovo. Il lupo dominante, anche quando non ha partecipato all'azione di caccia, si fa avanti per mangiare per primo. Se sono trascorse più di 2 settimane da una cattura importante, ogni esemplare può inghiottire più di 10 kg di carne in un solo pasto. Solo quando il capo ha mangiato a sazietà, gli altri possono dividere quanto è rimasto. Per il bene della caccia e per la sopravvivenza del branco, la gerarchia deve essere rispettata. A volte un lupo lascia il branco o ne è estromesso. Se non incontra altri esemplari nella sua posizione e non forma un branco a sua volta,
le sue possibilità di sopravvivere diminuiscono rapidamente. Il lupo solitario non può catturare prede abbastanza grosse da fornirgli le energie che brucia negli inseguimenti. Costretto a nutrirsi di carogne e a predare piccoli animali come i conigli, il lupo solitario si indebolisce sempre più e infine soccombe alle malattie e all'inedia. Per l'uomo, l'aspetto più inquietante del lupo è certamente il suo ululato, un richiamo territoriale che fornisce informazioni sulla consistenza numerica del branco e sulla sua potenza, che allontana altri branchi e minaccia i lupi solitari. Gli altri lupi ascoltano il coro e poi rispondono. Ma la funzione dell'ululato non è solo territoriale, è anche sociale. I lupi ululano messaggi ad altri membri del branco, per esempio li avvisano del pericolo, oppure cercano in questo modo di tenersi in contatto tra loro. Ululare è anche il modo in cui i lupi si caricano di tensione in preparazione della caccia. Ma l'ululato del lupo è anche la sua maledizione. Spaventava i contadini solitari e i cacciatori. Svegliava le persone che dormivano nei villaggi medievali, riempiendole di paure superstiziose. Per l'uomo, l'ululato del lupo è l'urlo ossessionante della vita selvaggia che egli non è capace di dominare e ne ha paura. Fu in Europa, nel Medioevo, che cominciarono le dicerie, storie di lupi selvaggi che vagavano in enormi branchi, uccidendo e mangiando gli uomini. Le leggende si diffusero di borgo in borgo, diventando sempre più spaventose man mano che venivano raccontate. Chi può sapere se i lupi fossero davvero tanto feroci? Forse si trattava di animali idrofobi. Più probabilmente erano cani inselvatichiti o incroci tra cani e lupi che avevano perso la paura degli uomini. Qualunque fosse la causa di queste leggende, ben presto il vero lupo fu dimenticato e il suo posto fu occupato da un assassino mitologico, astuto predatore di bambini innocenti. Con fosche storie di lupi mannari e di strane creature, il lupo divenne l'incarnazione del male. In tutta l'Europa del Nord, i lupi furono processati e impiccati per i loro crimini, i loro corpi esposti come monito per gli altri. Muniti di collari chiodati per catturare i lupi lacerandone le gole, i cani venivano addestrati per braccare e uccidere i loro antenati. Fu un'epoca creativa, in cui l'uomo usò i suoi talenti per scoprire metodi nuovi e più efficaci per uccidere. In questa trappola macchinosa, il lupo segue una traccia di sangue attraverso un'apertura angusta e al suo secondo passaggio fa cadere il cancello e rimane intrappolato.
In alcune regioni i lupi vennero presi con le reti e uccisi a bastonate. In altre zone vennero braccati con cani e lance, messi in trappola, uccisi con esche avvelenate o infilzati. Nel XVI secolo, in Inghilterra il lupo era già quasi estinto e nel resto d'Europa la strage procedeva rapidamente. I francesi si ingegnarono tanto da creare corpi specializzati di cacciatori di lupi. Poi, quello che al lupo non fece la superstizione, lo fecero gli allevatori di bestiame. Non più cacciatore primitivo, l'uomo era cambiato, diventando allevatore e agricoltore. Ma il suo nemico numero uno era rimasto il lupo. Diecimila anni fa, i lupi popolavano tutto l'emisfero settentrionale, dal Messico e dall'India fino al Polo Nord. Nell'Ottocento, con il diffondersi degli insediamenti umani, la popolazione dei lupi si dimezzò e da allora ha continuato a calare. All'inizio del XX secolo, nella maggior parte d'Europa, la caccia ai lupi, per denaro o per sport, spinse questi predatori sulle montagne e nel fitto delle foreste. Comunque, finché ad inseguirli erano solo cacciatori a piedi, essi conservavano una speranza di sopravvivenza. Avevano perfino imparato qualche trucco. Qui il lupo dominante resta indietro, aspettando finché è sicuro che i cani abbiano sentito il suo odore. Poi si separa dal branco in fuga. Guida i cani in un inseguimento interminabile e infine confonde il suo odore in un fiume. Simili stratagemmi, tuttavia, fecero guadagnare ai lupi solo un po' di tempo e l'illusione di essere al sicuro. Sfortunatamente per il lupo, negli ultimi decenni la caccia sportiva è diventata sempre più popolare. Poiché la competizione per la preda è aumentata, inevitabilmente la popolazione dei lupi è diminuita.
I cacciatori sono obbligati ad andare sempre più lontano dalla civiltà per conquistare un trofeo, fino alle ultime roccaforti del grande predatore, che non ha più luoghi sicuri in cui rifugiarsi.
Dove l'uomo non ha dato la caccia al lupo fino all'estinzione, lo ha addomesticato come un cane per soddisfare i propri bisogni. Ma anche i cani a volte sognano. La caccia, la libertà, il patto infranto con i loro antenati, i giorni in cui un fiero cucciolo di lupo di nome Fenrir vagava libero sulle sterminate distese di neve. Nella leggenda di Fenrir, gli dei capirono che le catene non erano abbastanza robuste per trattenere il lupo. Così diedero agli elfi il compito di tessere una corda con materiali robusti e invisibili, come il respiro di un pesce, le radici delle pietre, il rumore del passo del gatto, la barba delle donne e l'angoscia di un orso. Lo portarono su un'isola lontana e qui legarono un capo della corda alle rocce. Poi sfidarono il lupo a lasciarsi legare l'altro capo intorno al collo per vedere se sarebbe stato in grado di romperla, ma Fenrir fiutò l'inganno. Il dio Tyr fece un passo avanti e parlò in modo suadente, con la mano aperta. Delicatamente, Fenrir chiuse le sue mandibole intorno al polso del dio. Adesso, ringhiò, legami. Gli dei annodarono la corda. Il grande lupo prese la rincorsa e poi si lanciò. Ma la corda lo trattenne, tirandogli indietro la testa con uno strattone. Fenrir capì di essere in trappola. Guardò Tyr, che era stato il suo unico amico. Le grandi mascelle si chiusero. Inghiottì la mano di Tyr e gli altri dei lo colpirono finché il suo sangue schiumeggiò in un rivolo sul terreno. Spaventati, gli dei se ne andarono, lasciando Fenrir da solo. Secondo la leggenda, i suoi ululati si sentono ancora quando il vento soffia nella burrasca. Un giorno Fenrir scapperà e correrà in paradiso. E dai cieli pioverà sangue su quella notte detta Ragnarok, il crepuscolo degli dei, quando gli dei e gli uomini moriranno.